Per affrontare in modo efficiente un'emergenza è necessario agire in modo coordinato. È per questa ragione che il Dipartimento della Protezione Civile, quale focal point per il meccanismo unionale di protezione civile, ha coordinato fin dai primi momenti l'invio di assistenza umanitaria alla popolazione ucraina colpita dalla crisi e dal conflitto, appunto nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, un meccanismo europeo che consente la cooperazione tra le autorità di protezione civile nazionali di Paesi membri e Paesi partecipanti per fornire assistenza e soccorso alla popolazione colpita da eventi emergenziali di protezione civile. Negli ultimi giorni sono diventati nell'ordine di milioni i profughi che attraversano i confini tra l'Ucraina e i paesi confinanti, paesi come la Polonia, come la Romania, la Moldavia, la Slovacchia e l'Ungheria. Sono proprio questi paesi che devono mettere in campo una prima accoglienza per i grandissimi numeri di sfollati che giungono sul loro territorio. E' proprio per garantire risorse e mezzi a questi paesi per, eh, per disporre la prima assistenza alla popolazione che l'Italia è stato tra i primi paesi a, a muoversi in ambito appunto, del meccanismo unionale di protezione civile per inviare alla popolazione ucraina tramite lo snodo logistico predisposto dal coordinamento europeo in Polonia, un campo per mille persone che sappiamo essere arrivato sul territorio ucraino negli scorsi giorni. A seguire il Dipartimento ha coordinato l'invio di assistenza in termini sanitari poiché questa era una delle priorità che era richiesta maggiormente dall'Ucraina ed è quindi arrivato negli scorsi giorni tramite la Romania un carico di 17 camion eh, di medicinali, eh, consumabili medici ed elettromedicali e molte ambulanze che sono state consegnate proprio negli scorsi giorni a le autorità ucraine. La situazione dei profughi è peggiorata drasticamente anche in altri paesi. Oltre alla Polonia, che è stato il primo Paese in cui gli afflussi sono stati molto consistenti, anche la Slovacchia e la Moldavia. È per questa ragione che il Dipartimento ha ufficialmente offerto sia alla Moldavia che alla Slovacchia due campi di assistenza alla popolazione. C'è anche il tema sanitario, che è molto importante. La Polonia, che è appunto uno dei Paesi che sta vivendo una maggiore criticità proprio per il numero di sfollati che stanno arrivando sul proprio territorio e che quindi vede le proprie strutture ospedaliere molto in sofferenza. Eh, il, per questa ragione il Dipartimento ha attivato già diversi giorni fa la centrale remota operativa per il soccorso sanitario urgente per far sì che si potessero eh, mettere in campo operazioni di evacuazione medica di pazienti eh, pediatrici affetti da eh, malattie rare, eh, malattie eh, gravi e che necessitavano di cure urgenti.